Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi faccio un tag che ha spopolato sul web, su YouTube, credo anche sui blog qualche annetto fa, continua a spopolare, devo dire, anche oggi. È un tag che avrei sempre voluto fare, visto che sono, oltre che malata di rossetti, di blush, anche di ombretti, quindi sono proprio un caso perso. Per cui oggi ho deciso di partecipare al The Perfect Palette Tag. E ho qui tutte le domandine, me le sono scritte, e andiamo a vedere quali sono le risposte alle varie domande. Partiamo. Allora, palette con il miglior packaging, guardo giù perché appunto leggo le domande. Senza alcun dubbio, la palette con il miglior packaging tra quelle in mio possesso è la Sweet Peach di Too Faced, perché se la dobbiamo intendere come packaging proprio di bellezza, c'ha questa scatoletta di latta, magari la facciamo vedere dritta, questa scatoletta di latta deliziosa con le pescuzze e la scritta dorata, e poi all'interno c'è questo specchietto meraviglioso, questo qui, e i colori che, tra le altre cose, se fa parte anche, lo possiamo intendere, stiracchiare come potere del packaging, profumo di pesca, quindi dico, ed è poi bellissima, io la amo, quindi come packaging sicuramente lei, anche perché è anche molto robusta, per cui è pesante, per cui ben concepita. Per quanto mi riguarda è ben concepita anche come colori, anche se, come vi ho già detto nella recensione che ho fatto online, vi lascio il link al video, non tutti i colori rendono alla stessa maniera, non tutti i colori sono super performanti. Uno di cui sono profondamente innamorata e si vede, se osservate, qual è il colore che preferisco più di tutti in questa palette? L'avrete indovinato, è lui, è Lucious. Perché è un colore veramente versatile, è un colore luminosissimo, proprio è a specchio. E mi piacciono tutti, poi anche bellini, è molto bello, però questo. Però Lucious è una bomba. Quindi, prima domanda fatta fuori. Adesso, palette con gli ombretti più pigmentati. Allora, per quanto mi riguarda, resta... se lasciamo fuori le palette componibili di ombretti, quindi quelle fatte con le cialdine composte da ognuno di noi, personalizzate, no? Resta per me la Naked, la prima, la classica, questa è quasi vintage perché credo che abbia 4-5 annuzzi, la Naked di Urban Decay, perché ha una selezione di ombretti di cui Cilecca non ne fa praticamente nessuno, perdonate l'italiano un poco così, dubbio. Sono tutti scriventi, tutti pigmentati, tutti setosissimi, tutti molto sfumabili. L'unica pecca, secondo me, di questa palette è che ci sono soltanto, mi pare, due colori matte. Ne avrei messo qualcuno in più, avrei messo qualche scuro, qualche marrone più scuro, matte, con cui fare la via esterna. Quindi dare tridimensionalità maggiore all'occhio, si può sempre fare con colori come Creep, però diciamo è un pochettino luminoso, io non amo fare questo tipo di tridimensionalità, questo tipo di sfumature con i colori che hanno luce all'interno, voglio, per fare la sfumatura, per dare tridimensionalità all'occhio, un colore opaco, però cioè, i colori, gli ombretti di Urban Decay e la loro qualità è insindacabile, quindi lei. Ora poi la palette più versatile. La palette più versatile, se la devo interpretare appunto nel senso stretto della parola, quindi come versatilità, allora vi dico una palette da me composta con gli ombretti come dico io. Quindi, cioè, voglio dire, per esempio vi faccio vedere tutti i miei possedimenti in Abla, ma qui sono suddivisi per colore, per tipologia e alcuni un poco anche a cavolo cappuccio, queste palette qui. Quindi quelle sono con i viola, queste sono con i colori caldi, queste sono con i colori ruggine o verde oliva o verde dorato, e poi un po' di tutto, cioè questa, dove ci sono i colori chiari, tutto quello che resta, diciamo.
ma ce n'è anche altre sparse altrove. Voglio dire, intendo dire che una palette versatile è quella dove io mi ci metto magari in una piccolina un colore da palpebra mobile, un colore da via esterna, un colore da transizione, un colore illuminante e amen. Questa per me è la palette più versatile. Se però vi devo dire una palette, vi tornerei a dire la Naked, perché voglio dire, è compatta, c'è di tutto, per uno smoky così come per un make up nude, sono ombretti super scriventi, si presta a un sacco di alla realizzazione di un sacco di make up, quindi se la devo intendere in quel senso vi dico la Naked, altrimenti una palette composta da me con le mie preferenze. Poi numero 4, la palette più adatta a viaggiare. Ribadisco, senza alcun dubbio, la Naked, perché è compatta, perché è piccoletta, perché c'è tutto, perché ci sono colori che stanno bene tutto l'anno e perché appunto ci si può realizzare qualunque tipo di make-up. E quella che rimpiango di aver comprato, la palette che rimpiango di aver comprato, ahimè, la Redemption Palette Mermaids vs. Unicorns, questa qui. Che è favolosa, però sono colori, mi è partito il pennello, vabbè, questo, sono colori che io amo vedere, ma amo un po' meno indossare, mi stanno anche meno bene, per cui come vedete è praticamente in tonse, non sindaco la qualità della palette, solo che davvero sono, non sono colori che mi stanno benissimo, forse se dovessi scegliere questa parte della palette mi sta meglio rispetto a questa, ma questi sono colori che io adoro, soltanto che non sono colori che mi donano, quindi un po' rimpiango di averla presa, ma il prezzo era piccolino, quindi a me piacciono molto le palette Make Up Revolution, soprattutto quando vuoi regalarti un dupe di qualcosa che costa tanto e però è comunque valido, perché gli ombretti Make Up Revolution di massima sono abbastanza validi, perché no? Quella che mi piace aver comprato, ok, quella che ha la palette che ha i colori con i nomi migliori, boh, che vi devo dire, presumo, così sono andata un po' esclusione, la gli arcobaleni neve, la duochrome, questa qui, che è comunque anche una palette con ombretti scriventissimi. Soltanto che appunto devi essere ispirato secondo me per realizzare dei make up con lei, che è comunque versatile, non versatilissima, sono bellissimi colori, i colori hanno dei nomi che so, Pioggia Acida, Utopia, Fenice, Chimera, mi piace un sacco Mela Stregata perché davvero è un colore che rispecchia il colore della Mela Stregata, mi pare che sia, esatto, il primo in basso, questo, i colori sono sfiziosi, sono simpatici, abracadabra, polline, veleno, mezz'estate, simpatica, come colori mi fa divertire, ecco, leggerli, e in alcuni casi appunto somigliano anche ai colori stessi. Poi la palette che utilizzo meno, ribadisco, sono noiosa, magari ogni tanto ribadisco lei, la Mermaids vs. Unicorns. Quella più usata, più amata, che porteresti su un'isola deserta? Raga, ditelo voi, perché io vi ho rotto sfrantumato a dovere. Dice, com'è che non l'hai citata fino ad ora? Mo' arriva lei. La porterei in un'isola deserta. È entrata da un mesetto a casa mia, la Shade & Light Eye Contour Palette di Kat Von D. Finirà fra 3 secoli, ma quando finirà? Se finirà, ne ricomprerò un'altra, perché è favolosa. C'è la review sul canale, vi rimando al link, cioè, va, parla da sola, c'è di tutto, ci sono colori con i quali si può realizzare un make-up nude, un make-up, uno smoky bello intenso, si può regalare il contouring adatto al proprio occhio, sono ombretti super sfumabili, sono ombretti pigmentatissimi, non sono polverosi e se lo sono non fanno fallout, non ce n'è uno che fa cilecca, a me strapiace. Poi nell'isola deserta, insomma, sbattuli un po' ovunque, questa è bella tosta, è bella robusta e mi piace, mi porterei lei, e avrei detto la Naked fino a qualche tempo fa, ora no, ora lei. E dunque, in alcuni video che ho visto le risposte finiscono qua, in altri ne ho viste altre due, a che ci sono? Rispondo.
vi tedio oltre. La palette con miglior rapporto qualità-prezzo. Allora, il tipo di palette con miglior rapporto qualità-prezzo, secondo me, a parte le Makeup Revolution in alcuni casi, ma ancor più di loro le Sleek. Io ne ho tre. Questa è la Vintage Romance, che è la mia preferita, se riesco ad aprirla. Questa. Ma sono tutte delle... Questa. Ma sono tutte delle palette dove, insomma, ci sono 12 cialde per ognuna e costano poco. Non ricordo esattamente il prezzo, ve lo lascio in sovrimpressione, però magari non sono tutti super scriventi gli ombretti, però la maggior parte sì. Io quelle che ho, ne ho tre, vi ripeto, mi piacciono, mi sono trovata bene. Così come le Makeup Revolution. Infine, ciò che non deve mai mancare in una palette, mai senza in una palette. Allora, mai senza in una palette sono i propri colori indispensabili per dare profondità all'occhio, i colori di transizione. Ciò che non deve mai mancare in una palette, secondo me, sono i colori opachi per fare il contouring nella via esterna, opachi per fare il colore di transizione e poi per me tutto il resto va bene. E quindi il concetto con cui è concepita la Naked è il concetto con cui ancor di più mi piace è concepita lei, la Shaded Light e Contour Palette, rendono l'idea di cosa non deve mai mancare, secondo me, in una palettina. Quindi un colore opaco, e qui manca, per fare la via esterna. Un colore, diversi colori di transizione per scaldare la piega o per comunque così accompagnare il colore a degradare fino a alla, si chiama, fino all'arcata sopraccigliare, e non deve mancare nemmeno un illuminante per l'angolo interno, che possa essere anche lo stesso da usare sull'arcata sopraccigliare. Quindi questi tre colori, quelli per definire lo sguardo: via esterna, transizione, quindi via esterna un colore più scuro, opaco, transizione opaco e un illuminante per angolo interno e per arcata sopraccigliare, quello preferibilmente shimmer. E basta, va! Ho risposto a tutte le domande. Questo è quanto, bimbi belli e bimbe belle, spero che questo video vi abbia fatto compagnia, vi sia stato utile, anche se è il 14.000esimo con la stessa tematica, però mandava di rispondere e ve lo beccate, amen, abbiate pazienza. Spolliciate in su se il video vi è piaciuto, condividetelo sui social se vi va di fare crescere il mio canale e se pensate che possa essere un'idea utile per altri. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, in basso qui trovate un simbolino che vi porta direttamente alla pagina di iscrizione al canale, cliccate ed è fatta, attivate le notifiche se non volete perdere nessuno dei miei successivi video. E questo è quanto, bimbi belli e bimbe belle, ci vediamo alla prossima, un bacio grande, ciao ciao.